Ciao Ragazzi, Manuela. allora, questa sera lo vedete già qui, abbiamo un Guarda. grande ospite. Ecco, quindi chat, io vi presento, ecco, se Damiano si muta, perché se no altrimenti non riesco. È della Lazio, Damiano, quindi Eh c'ha sì, problemi. lo possiamo capire questa sera. Comunque, ragazzi, io vi presento, diamo il benvenuto a Mister Serse Cosmi. Buonasera, mister, innanzitutto. Buonasera, Ecco. buonasera a tutti voi. Mister, la domanda è questa. Quale partita lei rigiocherebbe? Dicono Trapani-Pescara, se non sbaglio, può essere? C'è una partita che c'è un po' la è un po' nervoso, ecco. L'amaro in bocca. Esatto. Beh, quella sì, ma Trapani-Pescara sicuro, perché poi vabbè, una delle più recenti, ma per mille motivi, ma per uno molto più semplice, sarebbe stato, era l'anno in cui Leicester vinse il campionato in Inghilterra. E se era una piccola, cioè una piccola grande situazione perché portava Trapani nella Serie A, quindi era un contesto meraviglioso, una scoperta un pochino, vabbè, di una parte d'Italia che non aveva mai fatto la Serie A, ma soprattutto di gente che io ho conosciuto straordinaria, quindi sì, la rigiocherei con due arbitri diversi, questo si può dire, sì. Sì, Sì, Ah, bene. sì, Non li sì, sì, nomino, sì. Posso fare io una no, domanda perché al mister? loro Sì, sono adesso stati la facciamo. promossi in Serie A, io no. Beh. E poi un'altra partita. Un'altra partita che rigiocherei Udinese-Barcellona quando eravamo praticamente a pochi Qualificati. minuti dalla Mamma fine, mia. qualificati agli ottavi con 7 punti. Tu immagina che l'Atalanta ha fatto 7 punti, 6 punti l'anno scorso si è qualificata. Sì. O 7, quest'anno l'Inter è Sette, andato. brutto rigore. E io dopo un mese sono andato a casa. Però ecco, a 3 minuti dalla fine noi stavamo 0-0 con un Barcellona che si può dire tutto faceva meno che Certo. non cercava di far gol in maniera ossessiva. No, Diciamo però se, scusami la Damiano, ti partita. interrompo, però vedi quello che dicevo prima io a Ma te, mi pare questo. segnò Pedro addirittura, vero? No, no, segnò Esquerro e poi un giovanissimo Iniesta proprio era finita la partita. Ma Ma però tipo 87esimo, 92esimo. sì, Cioè la ricordo gente, benissimo, chiaramente. ecco, quella era una cosa meravigliosa perché tra l'altro poi noi arrivammo a pari merito col Werder Bremen, per differenza reti fummo eliminati. Grazie, vai Mister, con un'altra l'ultima. domanda che sono curioso anch'io, sinceramente. Qual è il giocatore più forte che lei ha allenato? Allora, Materazzi. per potenzialità Fabian O'Neill. Credo che O'Neill, ho allenato 6 mesi a Perugia, ma me lo possono confermare anche chi l'ha avuto come allenatore. Cioè, parlo di potenzialità, eh. Fabian O'Neill era uno Zidane, cioè veramente, c'era tutto. Però il giocatore più forte balisticamente è Miccoli. Piccoli, Miccoli. vabbè. E Mister, no, giusto per tornare indietro, che cosa è successo con Nille? guardate che Come mai ho non ha allenato Di sfruttato? Natale, ho allenato Milito, ho allenato i giocatori, però Miccoli era. Ma O'Neill perché non Miccoli ha era Miccoli. sfondato? Per la testa? Ma O'Neill aveva altri problemi, insomma, cioè, altri Ok, sì. problemi importanti, insomma, per cui non è riuscito. Cioè, fisicamente tendeva a ingrassare, ma perché piaceva fare una vita un po' particolare. Quindi, ragazzo generosissimo, di una Però come bontà, potenzialità, no, è diciamo. un fenomeno. A proposito di Roma, mister, ridirebbe ancora Forza Roma all'uscita quando l'hanno espulsa nel 2003-2004 contro la tribuna dei miei tifosi? 23 novembre 2003. Sai, Damiano, che non me l'aspettavo sta domanda, mi hai colto di sorpresa e Ma poi quanto sei scontato, Damiano? Vabbè, no, ma gliela ragazzi, devo fare, mi hanno scritto 77 laziali, vabbè, gliela devo sì, fare. Poi allora devo dire una cosa io, vabbè, dimmi, guarda, mister. allora ti fermo subito, guarda, mi alzo e ti faccio vedere una cosa, anzi, Lo vi fai io, che mi apro. fai vedere, mister? Attenzione, mister, però la panza no, eh? No, no, la panza non ce l'ho. Guarda, allora, questo, riuscite a vedere Io sul già lo so quadro che questo? già lo so Sì, si che vede sì. allora. Che c'è scritto? Non Un pochino leggiamo. più giù, mister. Lo vedi il marchio? Ah, sì, certo, ovvio. Ok. E Sì. questo è uno striscione, te lo leggo. È uno Sì. striscione, c'è scritto per noi Serse Cosmi vale come Alex Ferguson. Ah. Allora, questo è uno striscione che mi fecero i tifosi della Lazio, ovviamente Sì, prima ma mo ricordo. di quella cosa, che è stata in assoluto uno dei momenti più belli della mia
carriera professionale, perché poi si vincono gli scudetti, si vincono le Champions, però insomma ci sono momenti che rimangono e hanno un valore assolutamente forte, perché questo è uno striscione che fecero gli Irriducibili dopo quello che successe, dopo Striscia la Notizia. Cioè loro erano molto attenti alle situazioni del calcio in generale, a prescindere non della Lazio in particolare, ma in generale. Quindi ha dato molto fastidio la maniera strumentale con cui insomma sono stato, chiamiamolo così, raggirato, e quindi dimostrarono la loro più che solidarietà, perché poi vennero loro personalmente, cioè i capi, io ero in ritiro che giocavamo contro la Roma, e quindi mi regalarono una targa che ancora ho lì, e poi la foto di questo striscione che era in un Lazio Parma, per cui io rimasi, puoi capire benissimo, e loro sapevano benissimo, infatti c'è scritto al di là sulla targa, c'è scritto al di là di quello che è la fede o i colori, insomma, diciamo, di una persona, però ti stimiamo. Mister, una domanda che facciamo a tutti è la sua top 11, per se possibile. Ragazzi, lo so, vabbè, che la chiedono. Lo so, ma che è un po' così, però giustamente no, ma Enzo è portato da un mister, la da top un mister, 11 di cosa? Di adesso? Dei calciatori di adesso? Sì. Innanzitutto il modulo. Modulo. 3-5-2. Ma possiamo giocare 3-5-2, ma anche adesso giocano tutti o quasi tutti 4-2-3-1, quindi mettiamola in campo 4-2-3-1, anche se dovrei togliere giocatori. Ok. Cioè, se gioco 4-2-3-1, per esempio, il giocatore che a me piace. Si vede che è il suo, eh? No, che Lazzari in un 4-2-3-1 non lo metterei io, per esempio. Ok, in porta chi mettiamo? Tra i pali. Lo sai che Che è un problema? Guarda, io valutando dico, questa stagione, ma è Donnarumma, dai. Donnarumma, Donnarumma, ok. E difesa, difensori quarto, centrali, quarto di destra. Ah, ok, non italiani, tutti, cioè che fanno parte del nostro campionato. Serie A. Hakimi. Ci sta, ok. Poi? E lì però con Hakimi ci vogliono due difensori tosti. Pesanti. Ut, della Lazio. E Patrick. Ma guarda, dico, i primi tempi ero terrorizzato quando l'ho visto giocare, però adesso è veramente forte. Delitto, perché è veramente, è migliorato tantissimo, ripeto, lo vidi a Firenze una delle prime partite, ero sconcertato perché era veramente distante dal nostro calcio, invece in pochissimo tempo è diventato bisogna trovare il mancino, io l'altro difensore deve essere il mancino di difesa. Mancino. Materazzi, no? Acerbi. Acerbi. Diamo fiducia a Bastoni perché è un giocatore giovane, insomma, voglio dire. Però cioè, se Chiellini sta bene, ancora bisogna metterci Chiellini. A voglia. Assolutamente. Però anche Acerbi, sì. Acerbi in panchina, dai, facciamo un panchino. No, o Acerbi o Bastoni, adesso tanto sono due nazionali. Quindi. Vediamo se puntare sull'esperienza oppure sul giovane. A sinistra. A sinistra facciamo due esterni che vanno? Sì, due treni. Hakimi a destra e Spinazzola a sinistra. Spinazzola, mi aspettavo un altro nome, ok. Chi? Hernandez. Sì, no, ma da quando ha detto che era uno dei più forti esterni del mondo, Danilo Bolo, sbagliato su. Arrogante. Ma non lo diceva te, no, vabbè, anche del Milan, però detto treno. Centrocampo guarda, metto in questo momento, secondo me è uno dei, se non il migliore, quando sta bene, non ieri, Bennacer secondo me è uno dei mediani forti. E vicino ci metto Varetu. Ok, diamo fiducia a Veretù. Chi è che c'ha la televisione accesa? Fa fuori tutti il mister,
Barella, Milinkovic, tutto. Ma mancano due, dice che ne ha visti. No, ancora, aspetta, no, 4-2-3-1, non hai detto che metto tutti attaccati. No, 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 chiaro. Esatto. Cioè, quindi, allora, infatti Milinkovic lo metto proprio dietro, perché dietro all'attaccante. Adesso il problema sarà trovare l'attaccante. Chi è? Diciamo, togliamo sia Ibrahim. No, dai. È dura, Mettiamoci Ronaldo, dai. Ronaldo. Ancora qualche partita. Anche ultimamente. Ah, vabbè, dai. Ronaldo, va benissimo, ok. E quindi mancherebbero... Mancano sinistra e destra. Sinistra e destra. Gli esterni. Gli esterni. Allora... Lo posso suggerire uno io? No, per Mkhitaryan secondo me sta facendo una stagione straordinaria, perché della Roma, No, vabbè, no, però no, vero, no, però no, vero, vero, effettivamente no, sì. No, no, è vero, vero. Te lo lasciamo. Sì, è un buon suggerimento, insomma. Vale, poi ce ne sono tanti, adesso. Certo. Allora facciamo così. Almeno, visto che siamo nella capitale, ci mettiamo Alonso e Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ok, va benissimo. L'ultima domanda al volo dalla chat. Ah, Luis Alberto. Che cazzo ha detto Alonso? Okay. Stava a pensare Alonso che era caduto in motocicletta. Vedete un motorino. Se no dice Alonso gioca nella Premier. Infatti. Ragazzi, salutiamo veramente Sergio. Sì, grazie, mister. Grazie mister per essere stato qui, per averci portato comunque esperienze, un contributo, delle opinioni veramente molto interessanti. Siamo qui tutte le volte che lei vuole venire. No, ma che adesso mi denunceranno con l'affare di Calabria. No, no, no. È che qui c'è un po' così, ci però. Ci dissociamo. Oh, allora mi dissocio anch'io. Mister, grazie. Quando vuole mister, tornare, quando noi vuole siamo tornare. Qui. Ciao, Serze. Benvenuto. Noi siamo qui. Tutti. Grazie. Arrivederci, ragazzi. Ciao, ciao.